Quali sono le ripercussioni della Brexit sull'area economica comasca? Perdere Londra non è perdere solo il mercato domestico inglese, ma è anche perdere una fetta di esportazioni verso il resto del mondo. La Brexit preoccupa gli industriali comaschi. Per loro il Regno Unito è il quinto mercato del mondo, 5 miliardi e mezzo il valore complessivo dell'export, 320 milioni verso il mercato britannico. Il primo settore è il tessile, seguito dal metalmeccanico e dal legno arredo. Si stima 1 milione di posti di lavoro a rischio nel Regno Unito, cifre che si ripercuoteranno nel commercio internazionale. Determinante sarà l'entità della svalutazione della sterlina, che renderà meno conveniente la nostra merce, ma non è l'unico. Unico problema. Il segnale che gli europei stanno dando è quello del fuori subito. Rinegoziamo subito, magari con dei dazi, cioè diventiamo protezionisti. Più ottimisti gli albergatori comaschi. Gli inglesi sono secondi dopo i tedeschi per la frequentazione del lago. Ne arrivano 78.000 l'anno. Le presenze sono 320.000 circa. Un turismo di fascia alta che non dovrebbe essere troppo influenzato dagli scostamenti del cambio sterlina-euro. Ma certamente ci preoccupa, ma siamo convinti di avere un prodotto unico e per questo siamo sicuramente più sereni. Como punta sulla qualità per la tenuta. Se Kate Middleton continuerà a vestirsi con la seta all'ariana, il turista inglese da albergo 3 stelle che compra nei grandi magazzini dopo la Brexit potrebbe sfuggirci.